Fissa il tuo sguardo su Gesù. Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici, con grande gioia. Leggiamo e accogliamo la parola di Dio. Luca 20, 27, 40. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e sette morirono, senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando dice, il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi, Maestro, hai parlato bene! E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. A me. Cari amici, il Vangelo di oggi ci parla di una piccola controversia, discussione. Un chiarimento che i sadducei vogliono chiedere a Gesù. Un chiarimento che però vuole trarre in inganno Gesù, poiché loro hanno chiesto qualcosa in cui non credono non credevano nella risurrezione, nella vita eterna. Gesù risponde dicendo, guardate, questa questione è già risolta, perché nel cielo, nella vita eterna, non ci sarà più né moglie né marito. Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono in Lui e per Lui. Ecco, oggi non è importante prendere precisamente questo esempio, questo modello di domanda, di questionario che è stato fatto a Gesù per dire di chi sarà moglie questa donna che ha avuto diversi mariti. Ma il centro è la risurrezione, il centro è la vita eterna, il centro è sapere come i cristiani che noi siamo in pellegrinaggio, che la nostra vita va verso un fine, va verso un obiettivo, va verso il regno di Dio, vissuto nella pienezza. Ecco quanto è importante vivere fissando il nostro sguardo su Gesù, sulle cose eterne. E pensate che San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, dice ai Corinzi stessi, non... Guardate, non fissatevi, non rimanete guardando le cose di questo mondo che passano, che sono passeggere. L'uomo spirituale vive giorno dopo giorno fissando i suoi occhi il proprio sguardo sulle cose eterne che non finiscono, che rimarranno per sempre. Dio è eterno. La carità alla capa è eterna, fratelli e sorelle. Ecco allora oggi prendiamo spunto da questo episodio di Gesù coi sadducei, dalla sua risposta per mettere più vitalità all'interno del nostro vissuto quotidiano, più entusiasmo. Noi siamo stati creati e fatti per il paradiso, per l'eternità, per le cose che non passeranno mai. Quanto è importante quindi sapere che tutte le prove, tutte le difficoltà, le malattie, le crisi che noi viviamo oggi passeranno. Il regno di Dio non passerà mai. E noi da quando siamo nati siamo in cammino, siamo in pellegrinaggio. Ecco allora l'insegnamento del Vangelo di oggi. Fissa i tuoi occhi su Gesù. Fissa il tuo sguardo sulle cose eterne che non passeranno e questo significa avere la propria casa fondata sulla roccia qualsiasi cosa calamità naturale potrà avvenire e accadere su quella casa sulla nostra casa non crollerà non verrà demolita non verrà abbattuta la nostra casa la tua casa perché è fondata sulla roccia perché tu hai deciso di fissare il tuo sguardo su Gesù. Allora preghiamo insieme oggi e diciamogli Gesù grazie perché sei vivo, sei in mezzo a noi, perché oggi tu mi stai indicando una nuova via, la via spirituale, mi stai facendo risollevare da tutte quelle situazioni che mi hanno abbattuto, mi hanno scoraggiato, mi hanno demoralizzato, mi hanno rattristato mi hanno impedito di andare avanti, di avere speranza e fiducia in Te, Signore, nella Tua parola. Io oggi voglio alzare i miei occhi, guardare a Te, Signore, confidare nel Tuo nome. E Spirito Santo, io Ti chiedo, aiutami, intervieni nella mia vita perché il mio cuore sia sempre aperto alle meraviglie di Dio. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco, il bellissimo slogan di oggi da vivere. Fissa il tuo sguardo su Gesù, quanto è importante vivere la nostra vita guardando la direzione verso la quale noi andiamo, verso il regno di Dio, l'eternità che non passerà mai, perché Dio è al nostro fianco, è vivo e in mezzo a noi. Amen. Ecco perché già da ora, in questo tempo e periodo, come Coenonia Giovanni Battista, Oasi di Biella, vogliamo proporvi la nostra scuola biblica online. È un cammino meraviglioso di tre anni. A partire dal gennaio 2024 ci saranno tre tappe del Nuovo Testamento, l'Antico Testamento. Scopriremo i Vangeli, vedremo come è stata formata la Bibbia e tante altre bellissime notizie Fatti accaduti nella storia di Israele, nelle prime comunità cristiane, ma soprattutto uno studio che aiuterà a conoscere sempre di più Cristo, a conoscere la Sua parola e a crescere nella fiducia in Lui. Ci aiuterà anche a fissare lo sguardo sempre di più sulla Sua parola, come dice lo slogan di oggi, che non passerà mai, che è eterna. L'iscrizione la potete fare già da questo giorno sul nostro sito web biella.coinoniagb.it. A questo proposito è dedicato un video di presentazione della nostra scuola biblica, vedetela qui sul canale. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao!